Capitolo 28. Scampoli. Ho finito ora di leggere i necrologi sul giornale, disse la signorina Cornelia posando il Daily Enterprise e prendendo il lavoro di cucito. La baia si stendeva nera e triste sotto un tetro cielo di novembre. Le foglie cadute si incollavano ai davanzali, fradice d'acqua, ma la casetta era allietata dal camino acceso e dal rigoglio primaverile delle felci e dei geranei di Anna. È sempre estate qui, Anna, aveva detto Leslie un giorno, e tutti gli ospiti della casa dei sogni provavano la stessa sensazione. A quanto pare l'Enterprise è in vena di necrologi in questi giorni, precisò la signorina Cornelia. Ne porta sempre un paio di colonne e li leggo da cima a fondo. È una delle mie distrazioni, specie se sono accompagnate da versi scritti per l'occasione. Eccone un esempio. È tornata al creatore per restarvi tutte l'ore. Con gioia suonava e cantava la canzone di casa, dolce casa. E chi dice che non ci sono talenti poetici sull'isola? Hai mai notato quante brave persone muoiono, Anna cara? È un vero peccato. Qui ci sono 10 necrologi, tutti di gente modello, anche gli uomini. C'è Peter Stimson che ha lasciato un folto gruppo di amici a piangere la sua perdita prematura. Ah, Dio mio, Anna cara, aveva 80 anni e chi lo conosceva lo voleva morto già da 30 anni. Leggi i necrologi quando sei depressa, Anna cara, specialmente delle persone che conosci. Se hai un po' di senso dell'umorismo ti tireranno sul morale, credi a me. Vorrei poter scrivere io necrologi di certa gente. Necrologio è una parola orribile, vero? Questo Peter che è morto aveva proprio la faccia da necrologio. Quando lo vedevo non c'era volta che mi venisse in mente. Esiste solo un'espressione ancora più infelice, vedova afflitta. Dio mio, Anna cara, sarò anche una vecchia zitella, ma il fatto ha i suoi lati positivi, non sarò mai una vedova afflitta. È un'espressione infelice, in effetti, disse Anna ridendo. Il cimitero di Avonlea era pieno di vecchie lapidi erette a perenne ricordo della tal dei tali, già vedova afflitta del tal dei tali. Mi dava la sensazione che qualcuno che annegasse in un mare di lacrime. Perché tante delle parole legate alla morte sono spiacevoli? Vorrei che venisse abolita la consuetudine di chiamare la salma resti mortali. Durante i funerali tremo quando l'addetto alle pompe funebri dice chi vuole rendere omaggio ai resti mortali. È pregato di seguirmi. Ho sempre l'impressione di dover assistere a un banchetto di cannibali. Beh, spero solo, disse con calma la signorina Cornelia. Che quando sarò morta nessuno mi chiamerà la nostra sorella defunta. Mi è venuta l'avversione per questo gran parlare di fratelli e sorelle 5 anni fa, quando un predicatore itinerante si fermò qualche tempo a Glen. Non mi è piaciuto fin dall'inizio. Me lo sentivo che qualcosa non andava in lui e avevo ragione. Certo, fingeva di essere presbiteriano. Presbiteriano, diceva lui. E invece era metodista. Dava del fratello e sorella a tutti. Aveva proprio una parentela immensa. Una sera mi strinse calorosamente la mano e mi chiese in tono implorante: Mia cara sorella Bryant, lei è cristiana? Io l'ho un po' guardato, poi gli ho detto con calma: Il mio unico fratello, caro signor Fisk, è sceso sottoterra 15 anni fa e non ne ho adottati altri. Quanto al fatto se sia cristiana, lo ero già, credo e spero, quando lei camminava a quattro zampe. L'ho steso, credi a me. Bada, Anna cara, non sono contraria ai predicatori. Qui ci sono uomini validi e seri che hanno fatto molto bene e hanno dato da pensare ai peccatori impenitenti, ma questo Fisk non era tra di loro. Una sera però è riuscito a farmi ridere. Fisk aveva chiesto che si alzasse chi era cristiano. Io sono rimasta seduta, naturalmente. Non mi sono mai piaciute queste cose. Ma la maggior parte dei presenti si alzò, poi chiese che si alzassero tutti quelli che volevano diventare cristiani. Per un po' nessuno si mosse e Fisk intonò un inno a voce spiegata. Davanti a me, nel banco di Millison, c'era il piccolo Ikey Baker. Era un povero di 10 anni e Millison lo faceva lavorare come uno schiavo. Il poveretto era sempre tanto stanco che si addormentava in chiesa o dovunque potesse restare seduto per qualche minuto. Aveva dormito durante tutta la riunione e credimi, mi faceva piacere che il ragazzo si riposasse un po'. Beh, quando Fisk levò la voce verso il cielo e il resto dei presenti lo imitò,
Il povero Ike si svegliò di soprassalto, pensò di doversi alzare come si fa di solito in chiesa e scattò su come una molla, convinto di prendersi una lavata di capo da Maria Millison per aver dormito durante la predica. Fisk lo vide, smise di cantare e gridò: «Un'altra anima è salva! Sia lode e gloria a Dio!» Invece il povero Aiki, spaventatissimo, rintontito e con la bocca aperta in uno sbadiglio, era del tutto indifferente alla sorte della propria anima. Povero piccolo! Aveva solo il tempo per pensare al suo povero corpo sfinito dal lavoro. Una sera venne anche Leslie e quel Fisk si interessò subito a lei. Gli premeva particolarmente salvare l'anima delle belle ragazze, credi a me. Trovò il modo di offendere la sua sensibilità e lei non si fece più vedere. Da quella sera lui pregò in pubblico affinché il Signore intenerisse quel cuore di pietra. Alla fine andai dal signor Leavitt, il nostro pastore di allora, e gli dissi che se non convinceva Fisk a smetterla con il ritornello quotidiano della giovane bella impenitente, gli avrei tirato addosso il libro di preghiere. E ne avevo tutte le intenzioni, credi a me. Il signor Leavitt lo fece smettere, ma Fisk continuò a predicare finché Charlie Douglas non pose fine alla sua carriera a Glen. La moglie di Charlie era stata in California tutto l'inverno. Aveva avuto una seria depressione nell'autunno, crisi religiosa era ricorrente in famiglia. Il padre, ossessionato dalla convinzione di aver commesso peccato contro lo Spirito Santo, aveva finito i suoi giorni in manicomio. Perciò, quando Rose Douglas prese la stessa piega, Charlie la spedì in visita dalla sorella a Los Angeles. Si ristabilì perfettamente e tornò a casa quando l'opera di risveglio della fede era al massimo. Scese dal treno a Glen, tutta allegra e contenta, e cosa non ti vede subito, proprio lì davanti, sul muro laterale della rimessa, scritto bianco su nero a caratteri dubitali? Il quesito: dove stai andando? Verso il paradiso o verso l'inferno? Era una trovata di Fisk e Harry Hammond aveva fatto il lavoro di pittura. Rose strillò e svenne. Quando la portarono a casa fu ancora peggio. Charlie Douglas andò dal pastore Leavitt e gli disse che la famiglia al completo avrebbe abbandonato la chiesa se Fisk non se ne andava immediatamente. Il pastore Leavitt dovette cedere perché i Douglas gli davano metà del mensile. Così Fisk tolse il disturbo e per avere indicazioni sul modo di raggiungere il paradiso dovemmo rivolgerci nuovamente alla Bibbia. Dopo qualche tempo, il pastore Leavitt scoprì che Fisk era in realtà un metodista camuffato da presbiteriano e ci restò malissimo, credi a me. Il pastore Leavitt aveva i suoi difetti, però era un vero presbiteriano. A proposito, ho ricevuto una lettera dal signor Ford ieri, disse Anna. Mi prega di salutarla tanto. Oh, non so che farmene dei suoi saluti, disse la signorina Cornelia seccamente. Perché? Disse Anna stupita. Credevo che le fosse simpatico. Beh, in un certo senso sì, ma non gli perdonerò mai quel che ha fatto a Leslie. Quella povera creatura si sta struggendo per lui, come se non avesse già abbastanza guai, e a Toronto lui starà concionando e divertendosi un mondo, tipico degli uomini. Oh, signorina Cornelia, come ha fatto a scoprirlo? Mio Dio, Anna cara, ho anch'io gli occhi per vedere, no? E conosco Leslie da quando era in fasce. C'è una nuova angoscia nel suo sguardo quest'autunno. E so che lo scrittore deve averci a che fare, non mi perdonerà mai per essere stata io a portarlo qui. Ma mai avrei immaginato che fosse così. Pensavo che co fosse come gli altri pensionati di Leslie, tutti giovanotti stupidi e pieni di sé che lei non ha mai preso in considerazione. Una volta uno di loro si arrischiò a fare la corte e lei lo respinse gelidamente, tanto da congelarlo per sempre, credo. Perciò non mi aspettavo problemi in quel senso. Non lasci capire a Leslie che conosce il suo segreto, disse Anna concitata. La ferirebbe. Oh, fidati di me, Anna cara, non sono nata ieri. Oh, maledizione agli uomini. Un uomo ha rovinato la vita di Leslie e ora ne arriva un altro a renderla ancora più infelice. Anna, la terra è un luogo di tormento, credi a me. Se qualcosa di storto c'è nel mondo con il tempo troverà il verso giusto, citò Anna sopra pensiero. Allora verrà in un mondo dove non ci sono uomini, disse cupamente la signorina Cornelia. Cosa hanno fatto adesso gli uomini? Chiese Gilbert entrando. Guai, guai, che altro hanno mai fatto? Fu Eva a mangiare la mela, signorina Cornelia, ma è stato un animale maschio a tentarla. Ribatté trionfalmente la signorina Cornelia. Passati i primi momenti di angoscia,
Leslie scoprì di poter continuare a vivere, come succede a tutti, anche dopo il dolore più cocente. A volte riusciva persino ad apprezzare la vita, quando era riunita con gli amici nella casetta dei sogni. Ma Anna sperava che dimenticasse Owen Ford. Sarebbe bastato a disilluderla l'ardore latente dello sguardo ogni volta che lo si nominava. Rispondendo all'invocazione di quello sguardo, Anna faceva in modo di riportare a Gilbert o al capitano Jim brani delle lettere di Owen quando Leslie era presente. La vampare del volto pallido in quei momenti rivelava chiaramente la natura del sentimento che la possedeva, ma non parlava mai di lui ad Anna, né accennò più al loro incontro sulla barra di sabbia. Un giorno morì il suo vecchio cane e per lei fu una grave perdita. «Da tanto tempo ormai era il mio migliore amico», disse ad Anna con tristezza. «Sai, era il cane di Dick. Dick l'aveva già da un annetto prima di sposarsi. Lo lasciò con me quando si imbarcò sulla Quattro Sorelle. Charlie si affezionò molto a me e il suo amore di cane mi aiutò a superare quell'anno tremendo dopo la morte della mamma, quando ero tutta sola. Quando seppi che Dick era sulla via del ritorno, temetti di perdere l'affetto di Charlie. Invece non si attaccò mai a Dick». Anche se prima gli era molto affezionato, ringhiava e gli mostrava i denti, come se fosse un estraneo. Io ero contenta. Era bello avere una creatura tutta per me. Quel vecchio cane mi ha aiutata tanto, Anna. Durante l'autunno è andato parecchio giù, e pur sapendo che non poteva vivere a lungo, speravo di riuscire a fargli passare l'inverno. Questa mattina stava discretamente bene. Era steso sul tappeto davanti al fuoco, poi a un tratto si è alzato. E si è avvicinato piano a me, mi ha messo il muso in grembo e mi ha guardato con tutto l'amore dei suoi grandi occhi dolci. Poi ha avuto un tremito ed è morto. Mi mancherà tanto. «Se vuoi ti darò io un altro cane, Leslie», disse Anna. «A Natale Gilbert mi regalerà un bel Setter Gordon. Se vuoi io ne regalerò uno a te». Leslie scosse la testa. «Oh, per me no, grazie, Anna. Non mi sento ancora di avere un altro cane. Mi sembra che non riuscirei a volergli bene. Forse col tempo ne accetterò uno in regalo. Mi serve per difesa. Ma c'era qualcosa di umano in Charlie. Sostituirlo subito sarebbe fare un torto a un vecchio amico». Anna andò ad Avonlea una settimana prima del Natale e vi restò fin dopo le feste. Gilbert andò a prenderla e a Green Gables vi fu un allegro capodanno che vide riuniti i Barry, i Blythe e i Wright per fare onore a un pranzo costato alla signora Rachel e a Marilla molti pensieri e molte ore di attenta preparazione. Quando ritornarono a Four Winds, la casetta era semisommersa dalla neve, poiché la terza tempesta di un inverno che si sarebbe rivelato eccezionalmente rigido aveva imperversato nella baia, ammonticchiando enormi cumuli di neve sul suo cammino. Ma il capitano Jim aveva tenuto sgombere le porte e i vialetti e la signorina Cornelia aveva acceso il camino. «Mi fa piacere rivederti, Anna cara. Ma hai mai visto tanta neve? Se non sali al piano di sopra, la casa dei Moore non riesci a vederla. Leslie sarà contenta del tuo ritorno. Laggiù è come sepolta viva». «Per fortuna Dick sa spalare la neve e si diverte un mondo. Susan ha fatto sapere che sarà a disposizione da domani». «E ora dove vai, capitano?» «Oh, credo che arrancherò fino a Glen per fare una visitina al povero Martin Strong. È vicino alla fine ed è solo. Sai, non ha molti amici, perché è sempre stato troppo occupato per farsene, però ha fatto un mucchio di soldi». «Beh, avrà pensato che non potendo servire Dio e Mammona era meglio restar fedeli a Mammona», disse la signorina Cornelia acidamente. «Quindi ora non dovrebbe lamentarsi se non trova la compagnia di suo gusto». Il capitano Jim uscì, ma dopo pochi passi si voltò. «Ho ricevuto una lettera dal signor Ford, Madame Blythe. Dice che il romanzo vero della mia vita è stato accettato e verrà pubblicato l'autunno prossimo. Ero al settimo cielo quando ho avuto la notizia. Pensare che finalmente lo vedrò stampato». «Quell'uomo non capisce più niente quando si tratta del romanzo della sua vita», disse la signorina Cornelia in tono di compatimento. «Per parte mia, credo che ci siano già troppi libri a questo mondo». Capitolo 29. Il primo contrasto tra Anna e Gilbert. Gilbert mise da parte il ponderoso tomo di medicina che aveva consultato fino alle ultime luci della sera di marzo.
Si appoggiò allo schienale della sedia e lasciò vagare lo sguardo fuori della finestra. Era l'inizio della primavera, forse il periodo più brutto dell'anno. Nemmeno il tramonto riusciva a ingentilire il paesaggio spoglio e intriso d'acqua e la poltiglia nera residuo del ghiaccio della baia. Non si scorgeva segno di vita, tranne un grande corvo nero che volava solitario in un campo plumbeo. Gilbert si lasciò andare a oziose riflessioni su quel corvo. Era un corvo accasato con una bella moglie nera che lo attendeva nei boschi al di là di Glen? Oppure uno scapolo cinico, convinto della validità del proverbio meglio solo che male accompagnato? Beh, quale che fosse la risposta, il corvo sparì, confondendosi nell'oscurità, e Gilbert si voltò verso la più allegra veduta interna. La luce guizzante del focolare illuminava ogni angolo. Posandosi sul mantello bianco e verde di Gog e Magog, sulla lucida testa bruna del bel setter steso sul tappeto, sulle cornici appese alle pareti, sul vaso di giunchiglie colte dalle fioriere del davanzale e su Anna, seduta al tavolino con il cucito al fianco, le mani intrecciate su un ginocchio e lo sguardo assorto fisso sul fuoco. Vedeva castelli in aria con alte torri che fendevano le nuvole illuminate dalla luna e il cielo arrossato dal tramonto, vedeva navi che salpavano dal porto di Buona Speranza con un carico prezioso per Four Winds. Anna era dunque tornata a sognare, anche se l'ombra sinistra del timore la accompagnava giorno e notte, offuscando le sue visioni. Gilbert si considerava ormai un marito di vecchia data, ma continuava a vedere Anna con gli occhi increduli dell'innamorato. Non riusciva ancora a credere che fosse davvero sua. Forse era solo un sogno tra i tanti possibili in quella magica casetta. Si avvicinava ancora a lei con animo trepidante, nel timore di distruggere l'incantesimo e disperdere il sogno. Anna, disse lentamente, ascoltami bene, voglio parlarti di una cosa. Anna portò lo sguardo su di lui, all'altro capo della stanza, in penombra. Cosa c'è? Chiese in tono allegro. Hai un'aria tremendamente solenne. Gilbert, non ho fatto niente di male oggi, chiedilo a Susan. Oh, non è di te o di noi che voglio parlare, è di Dick Moore. Dick Moore? Gli fece eco Anna mettendosi sul chi vive. Cosa mai hai da dire tu su Dick Moore? Ho pensato molto a lui ultimamente. Ricordi l'estate scorsa quando l'ho curato per quelle pustole sul collo? Sì. Ho colto l'occasione per esaminare attentamente le cicatrici che ha sulla testa. Ho sempre pensato che Dick fosse un caso molto interessante dal punto di vista medico. Ultimamente ho studiato i testi sul trapanamento cranico con i casi in cui è stato utilizzato. Anna, sono giunto alla conclusione che se Dick Moore fosse portato in un buon ospedale e subisse un trapanamento in diversi punti del cranio, potrebbe riacquistare memoria e intelletto. Gilbert! La voce di Anna era piena di riprovazione. Non dirai sul serio? Invece sì. E ho deciso che è mio dovere affrontare l'argomento con Leslie. Gilbert Blythe, tu non farai nulla del genere! Esclamò Anna con veemenza. Oh, Gilbert, non farlo, non farlo, non puoi essere tanto crudele, promettimi che non lo farai. Caspita, Anna cara, non avrei mai creduto che la prendessi così. Sii ragionevole. Non voglio essere ragionevole, non posso essere ragionevole, sono già ragionevole. Sei tu che non sei ragionevole, Gilbert. Hai pensato solo un attimo cosa vorrebbe dire per Leslie se Dick Moore ritornasse quello di prima? Pensaci ora. È infelice, è vero, ma per lei è mille volte meglio fare da infermiera e da cameriera a Dick piuttosto che fargli da moglie. Io lo so bene. È impensabile, tu non ti impicciare in questa faccenda. Lascia stare le cose come stanno. Anch'io ho riflettuto attentamente su questo aspetto del caso, ma credo che al di là di ogni considerazione e indipendentemente da conseguenze, un dottore debba considerare inviolabile l'integrità del corpo e della mente dei suoi pazienti. Credo che sia suo preciso dovere adoperarsi per ristabilire la salute del corpo e della mente finché esiste anche la minima speranza. Ma sotto questo aspetto, Dick non è un tuo paziente, esclamò Anna trovando un altro argomento a difesa della propria tesi. Se Leslie ti avesse chiesto se era possibile fare qualcosa per lui, allora sarebbe tuo dovere dirle quel che pensi, ma tu non hai alcun diritto di impicciarti. Io non lo chiamerei impicciarsi,
Lo zio Dave 12 anni fa ha detto a Leslie che non si poteva fare niente per Dick, e lei naturalmente ci crede. E perché lo zio Dave gliel'ha detto se non era vero? Esclamò trionfalmente. Non ne sa tanto quanto te? No, credo di no, anche se può sembrare presuntuoso dirlo. E sai, quanto me, che ha parecchi pregiudizi su quelle che chiama novità moderne di tagli e cuci. È contrario persino alle operazioni di appendicite. Ha ragione, affermò Anna con un completo voltafaccia. Anch'io sono dell'idea che voi dottori moderni siete troppo portati a fare esperimenti sulla pelle della gente. Oggi Rhoda Allonby non sarebbe viva. Se io avessi avuto paura di fare un certo esperimento contro batté Gilbert, ho rischiato e le ho salvato la vita. Oh, sono stufa di sentir parlare di Rhoda Allonby, esclamò Anna, a torto, poiché Gilbert non aveva più nominato Rhoda Allonby dal giorno dell'intervento felicemente riuscito. E se la gente citava in continuazione l'episodio, non era certo colpa sua. Gilbert si risentì. Non credevo che tu vedessi la cosa sotto questo punto di vista, Anna, disse in tono sostenuto, alzandosi e avviandosi alla porta dello studio. Stavano sfiorando il litigio, per la prima volta. Ma Anna gli corse dietro e lo fermò. No, Gilbert, non andare via arrabbiato, siediti e ti chiederò mille volte scusa. Non avrei dovuto dirlo, ma oh, se tu sapessi. Anna si trattenne in tempo, era stata sul punto di rivelare il segreto di Leslie. Se tu sapessi quel che proviamo noi donne, concluse goffamente. Credo di saperlo. Ho guardato la faccenda sotto ogni punto di vista e sono giunto alla conclusione che è mio dovere dire a Leslie che Dick potrebbe riacquistare le sue facoltà. La mia responsabilità finisce qui, spetterà a lei decidere cosa fare. Non credo che tu abbia il diritto di caricarla di una responsabilità simile. La sua vita è già tanto dura così com'è, è povera. Come potrebbe permettersi un'operazione del genere? Spetta a lei decidere, insistette ostinatamente Gilbert. Dici che ritieni che Dick possa guarire, ma ne sei proprio certo? Per niente, nessuno può esserne certo. Può darsi che ci siano lesioni del cervello i cui effetti sono irreversibili, ma se, come credo, la perdita della memoria e delle altre facoltà è dovuta semplicemente alla pressione sui centri cerebrali esercitata dall'abbassamento di alcune aree ossee, allora è possibile che guarisca. Ma è solo un'eventualità, insistette Anna. Ora supponiamo che tu lo dica a Leslie e che lei decida di farlo operare. Costerà molto. Dovrebbe prendere a prestito del denaro e vendere quel poco che è ancora suo. E supponiamo che l'operazione non riesca e che Dick resti com'è. Come riuscirebbe Leslie a restituire il denaro preso a prestito? O a ricavare il necessario per sé e per quell'inetto una volta venduta la fattoria? Oh, lo so, ma è mio dovere dirglielo. Sono fermo nella mia convinzione. Oh, conosco l'ostinazione dei Blythe, disse Anna arrendendosi. Ma non prenderti da solo questa responsabilità. Consultati con il dottor Dave. È quel che ho fatto, disse Gilbert con riluttanza. E cosa ha detto? In breve, come hai detto tu, di lasciar stare le cose come stanno, a parte i suoi pregiudizi verso la chirurgia moderna o idea che la pensi come te. Tacere per riguardo a Leslie. Così ci siamo, esclamò Anna con aria di trionfo. Credo proprio, Gilbert, che dovresti conformarti al giudizio di un uomo che in quasi 80 anni ne ha viste di tutti i colori e che ha salvato decine di vite umane. La sua opinione varrà certo di più di quelle di un ragazzo. Grazie. Non ridere, è una cosa troppo seria. È proprio questo il mio punto di vista, è una cosa seria. Abbiamo qui un uomo che ha un peso inutile. È possibile che riacquisti la ragione, che torni a svolgere il suo ruolo in famiglia e in società. Bel ruolo, fu il commento sarcastico di Anna. Forse avrà l'opportunità di redimersi e riscattare il passato. La moglie non lo sa, ma io sì, e perciò è mio dovere dirle che c'è una possibilità. Questa, nuda e cruda, è la mia decisione. Oh, non chiamarla ancora decisione, Gilbert. Consulta qualcun altro. Chiedi al capitano Jim cosa ne pensa. Benissimo, Anna, ma non prometto di conformarmi alla sua opinione. Ci sono decisioni che un uomo deve prendere da solo. Non mi sentirei mai con la coscienza a posto se tacessi su questo problema. Oh,
La coscienza, disse Anna con un lamento, ce l'avrà bene anche lo zio Dave, no? Sì, ma io non sono il custode della sua coscienza. Su via, Anna, se questa faccenda non riguardasse Leslie, se fosse un caso ipotetico, saresti d'accordo con me, lo sai bene. E invece no, affermò con forza Anna, cercando di autoconvincersi. Anche se discutessi tutta la notte, Gilbert, non riusciresti mai a portarmi dalla tua parte. Chiedi alla signorina Cornelia cosa ne pensa. Oh, non sai più come difenderti, Anna. Ricorri all'aiuto della signorina Cornelia? Dirà tipico degli uomini e si lancerà in una delle sue solite sfuriate. Ma non importa, questa è una faccenda che non tocca sistemare alla signorina Cornelia, la decisione spetta solo a Leslie. Sai benissimo quale decisione prenderà Leslie, disse Anna sull'orlo delle lacrime, per di più all'ideale del dovere. Non so come fai a caricarti di una responsabilità simile, io non ci riuscirei. Poiché il giusto è giusto, seguire il giusto è saggio e costi quel che costi, citò Gilbert. Oh, se pensi che un paio di versi siano un'argomentazione convincente, disse Anna con aria sprezzante, proprio tipico degli uomini. Poi rise suo malgrado, sembrava l'eco di una frase della signorina Cornelia. Beh, se non accetti l'autorità di Tennyson, forse presterai ascolto alle parole dell'essere supremo, disse Gilbert gravemente. E citò: conoscerai la verità e la verità ti renderà libero. Io ci credo, Anna, con tutto me stesso. È il sommo versetto della Bibbia e della letteratura di tutti i tempi. Ed è il più vero, ammesso che la verità si possa misurare per gradi. Ed è il primo dovere di un uomo dire la verità come la vede, secondo le sue idee e le sue convinzioni. In questo caso la verità non renderà libera la povera Leslie, disse Anna con un sospiro. Probabilmente finirà per peggiorare il suo stato di schiavitù. Oh, Gilbert, non riesco a credere che tu abbia ragione.